Fame nel mondo, queste le cifre. 795 milioni di persone senza cibo sufficiente per il fabbisogno quotidiano. Solo in Italia, intanto, ogni giorno ne buttiamo dalle 30 alle 50.000 tonnellate nella spazzatura. Un bambino su quattro nel mondo soffre di deficit dello sviluppo. In Italia uno su cinque è sovrappeso. Sempre in Italia c'è ragione di ritenere che quasi 7 famiglie su 100 non siano in grado di spendere il necessario per mangiare. Vale a dire oltre 5 milioni di persone, tra le quali 1 milione di ragazzi. Raggiungere l'obiettivo di rendere il cibo disponibile a tutti, obiettivo numero 2 dell'Agenda 2030, non può prescindere da altri goal, come la lotta alla povertà, la salute, l'acqua, l'educazione e l'ambiente. Temi che approfondiamo con Roberto Sensi di ActionAid e Giampaolo Cesaretti della Fondazione Simone Cesaretti, entrambi coordinatori del gruppo di lavoro ASVIS sul Goal 2. Professor Cesaretti, povertà alimentare, come la intendiamo? Un'accezione semplice del concetto di povertà alimentare può essere inteso in questi termini: accesso ad alimenti sufficienti, sicuri, di qualità e nutrienti. La fine della fame nel mondo è un obiettivo ragionevolmente raggiungibile nei prossimi 14 anni. Chi si deve mettere in gioco e a quali livelli? Per quanto riguarda la credibilità di un obiettivo di questo genere, io direi che certamente se non affrontiamo il tema del cambiamento climatico, se non affrontiamo il tema delle diseguaglianze, il tema dell'ambiente in senso più lato e soprattutto il tema della cooperazione internazionale. Non è possibile che paesi come l'Italia diano meno dello 0,7% concordato in proporzione al proprio PIL. È chiaro che questo tipo di obiettivo non può essere un obiettivo raggiungibile se non cambiamo e combattiamo questi elementi: cambiamento climatico, povertà e diseguaglianze, qualità dell'ambiente e cooperazione internazionale. Roberto Sensi, ActionAid. Già lo scorso anno, parlando alla FAO, il governo si impegnò a fare del G7 di quest'anno in Italia l'occasione per mettere al centro dell'agenda politica la lotta alla fame. Quale contributo concreto ne potrà venire per il conseguimento degli obiettivi definiti nel secondo goal delle Nazioni Unite? Allora sì, il governo italiano ha dato questa disponibilità e ci sta lavorando, nel senso che appunto quest'anno si svolgerà il summit dei paesi del G7 a Taormina, e storicamente i paesi del G7 si sono sempre, diciamo, storicamente negli ultimi 10 anni si sono sempre occupati di sicurezza alimentare, soprattutto dal punto di vista di quello che è, diciamo, che sono risorse pubbliche di cooperazione internazionale. Anche perché l'obiettivo stabilito 2 anni fa durante il vertice del MAO in Germania è ambizioso. Se considerate che l'obiettivo dell'SDGs 2 è l'eliminazione della fame dal mondo, i paesi del G7 si sono impegnati per far uscire dalla fame e dalla povertà 500 milioni di persone. C'è sinergia nelle politiche dei diversi paesi su questo tema? Va detto che la cooperazione è uno strumento per promuovere la sicurezza alimentare, ma è uno dei, e molto spesso alcune politiche vanno in netta contraddizione con gli obiettivi di sviluppo. Prendiamo ad esempio quello che storicamente sono state le politiche commerciali adottate, soprattutto in un'ottica di apertura e liberalizzazione dei mercati in Africa durante gli anni 80 e 90. L'impatto sulla sicurezza alimentare di quei paesi è stato enorme. Quindi c'è un elemento di coerenza delle politiche che oggi sicuramente è l'elemento più debole. E poi all'interno invece delle politiche di cooperazione sicuramente c'è una questione legata ai modelli. Il livello di sinergia e di cooperazione è un esempio: il G7 è un fora che si coordina per le politiche di cooperazione. Sicuramente il monitoraggio di queste politiche è una sfida, soprattutto capire gli impatti, perché ad oggi non esistono sistemi di accountability che ti permettano effettivamente di misurare l'impatto concreto che, faccio un esempio, $1 stanziato in cooperazione produce in termini di miglioramento delle condizioni di vita di X persone. Sì. Il problema della cooperazione tra paesi esiste anche in ambito multilaterale. Il tema grosso oggi è la coerenza delle politiche. Professor Cesaretti, povertà, ambiente, energia, educazione, stili di vita. Sono tanti gli elementi in gioco per il raggiungimento di questo obiettivo. Quali sono gli snodi imprescindibili? Innanzitutto combattere, eliminare le guerre. Soprattutto portare la produzione nei territori e cercare di mantenere una crescita equilibrata nel mondo,
sotto un vincolo di un'agricoltura sostenibile. Roberto Sensi, qual è il ruolo dei centri urbani nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e in particolare nella lotta alla fame? Allora, qui ci sono due premesse da fare. Il primo è che oggi la popolazione urbana supera la popolazione che vive nelle aree rurali. Il secondo elemento è che il tema della sicurezza alimentare non è un tema esclusivamente, come dire, riferibile a paesi poveri. Ovvero, oggi la sfida alimentare è una sfida globale. È una sfida globale per due motivi. Il primo, perché la si fa promuovendo politiche globali coerenti. Quindi non esiste una politica alimentare italiana che non sia coerente con una politica, diciamo, che promuove la sicurezza, che non sia coerente con una politica che promuove la sicurezza alimentare in un paese del sud. Dall'altro lato, perché oggi i limiti del sistema alimentare e le caratteristiche, le sue conseguenze in termini di sicurezza alimentare sono evidenti anche nei cosiddetti paesi sviluppati. Quindi oggi l'agenda alimentare è un'agenda globale, è un'agenda trasversale ed è un'agenda che anche nei contesti del sud, ma soprattutto anche nei contesti, diciamo, del cosiddetto non del mondo, è un'agenda che si svolge e si realizza a partire dai contesti urbani. Quanto influisce una seria protezione del clima sulla lotta alle carestie? Serve un'agenda coerente e servono nuovi modelli, serve una transizione sostenibile dei modelli di produzione. Oggi è dato l'agricoltura from farm to fork, significa dal campo al piatto, compreso tutta quella che è la catena, diciamo, di distribuzione e trasformazione, causa un terzo delle emissioni globali. Quindi oggi l'agricoltura e il cibo sono una delle principali cause di emissione e dall'altro lato sono uno dei settori che più è sensibile ai cambiamenti climatici. Questa transizione dei modelli di produzione deve essere una transizione ovviamente fatta in modo che garantisca anche il rispetto, diciamo, dei diritti sociali e dei diritti umani delle comunità nel sud. Oggi parlare di sostenibilità dei sistemi alimentari è diventata un'urgenza primaria, anche perché è sempre più evidente come alla sostenibilità si associ anche una qualità nutrizionale degli alimenti, e questo ovviamente fa anche riferimento a, come dire, una dimensione legata soprattutto alla salute. Quindi, come dire, oggi il cibo è un settore di intervento che in qualche modo permette di approcciare in modo sistemico questioni di sviluppo. Giampaolo Cesaretti, Fondazione Cesaretti. Tornando ai dati che ho fornito all'inizio, almeno 4 milioni e mezzo di italiani vivono in condizioni di grandissima povertà. Molti sono giovani e giovanissimi. Contemporaneamente, sembra, nel nostro paese, più di un bambino su 5 è fortemente sovrappeso, più al sud che al nord. Qual è la spiegazione di questo paradosso apparente? Paradosso apparente relativamente al sovrappeso più nel sud che nel nord dipende da tre ragioni: la povertà, che è più forte nel sud, l'educazione, che è più bassa nel sud, e gli stili alimentari, che sono condizionati da educazione alimentare sbagliata, ma anche dal fatto che la povertà molto spesso porta le persone più verso alimenti ricchi di zuccheri e di carboidrati anziché verso la classica dieta mediterranea ricca di verdure e frutta.